Signora Conventi? Signora Conventi? Ibraio? Ibraio? Ibraio, è lei? Signora Conventi? Ah, sì. Ma c'è? Sì? Sì? Indovini chi sono? Il libraio. Sì. Ah. No, no, non sono il libraio. No. Lei è... Sono un suo amico. L'uomo nero. Sono il libraio, ci ha creduto. Caro libraio. Senta, libraio, può chiedere ai commentatori se hanno sentito la sigla? Perché io non ho sentito mica niente. L'hanno sentita? La rimando? La vuole sentire? Ma non si la sentiva rimando. L'audio. Allora, aspetti. Io non ho sentito niente. È bellissima. Ma può chiedere agli ascoltatori se hanno sentito? Allora. Ma sta mangiando? Cosa sta mangiando? Cosa sta mangiando? Una caramella. Ma sì. La sua età. Ah, adesso forse... ma che bello, sembro io. Ma perché il volume è basso, io sono sorda. Adesso sì. Ciao Marco. Abbiamo dei problemi di audio, secondo me. Dove sento? Io sento male la sigla, ma fa niente, poi me la manda, così me l'ascolto in separata sede, così imparo anche il sardo. Sì. Fa un po', sì. Senta, io se lei dice, sì. Io dovrei partire, perché sennò poi mi sgridano perché non usiamo, e quindi noi lo usiamo. Mi hanno rubato, Beh, perché è cambiata l'ora? È cambiata l'ora e ho sentito. È cambiata l'ora. Ascolti, vede, innanzitutto c'è Marco Farina che dice ciao Zucconi. Ciao Marco. Ok. Io vorrei fare i complimenti, signora Conventi, perché lei è una ligia persona e ha il Green Pass in testa. Sì, brava. Aspetti un attimo, il suo volume va malissimo, va su e giù, screccia, fa un casino. Guardi bene, intanto io spiego. Aspetti. Ok, allora intanto io spiego che questo abituccio è un mix che si deve al fatto di non sapere quale mostruosità interpretare. Allora ho scelto il Grinch Pass, così ne faccio due in una volta e faccio vecchio, nuovo, moderno e antico. È una questione di design. Allora, questo è Trick or Timer, e se vengono i bambini ce li mangiamo, se no andiamo avanti a caramelle. Io ho ovviamente con me Giancri, che voi conoscete, e poi ho tutta la famiglia dei pensierini, perché ho Paolino Pensierino, Pensierino Piccolino, c'ho Asma e c'ho Bronco. Allora, in tutte queste belle tinozze di porcellana sono contenute delle stupidaggini da dire in questa puntata. Sì, ma se fa così non la riconosco, io con gli sconosciuti non parlo. Sì, si levi quella catinella. Però, prima le ho detto, sì. Adesso mi sente? Sì. Mi sente bene? Sì, ahimè la sento, sì. Ecco, le volevo fare i complimenti perché lei ha un bellissimo Green Pass in testa. Complimenti. Sì? Certo, è finto. Brava, lei è ligia. No, ma no, sì, io sono ligia. No, è quello di Mickey Mouse, presente, quello che hanno craccato qualche giorno fa, pare che da qualche parte funzioni ancora. Quello di Hitler no, perché dopo un po' hanno smesso di crederci, ma gli sono voluti comunque, due giorni. Sì.
Comunque, dica. Marco Farina ci ricorda che la Corsica e la Sardegna sono due isole gemelle. Ma io mica volevo adottarle. No, vabbè. Lei almeno lo sa. Lo sa. Beh, è utile che io sappia comunque qualcosa. Una cosa, se ci arrivano gli avvocati in casa, a lei la riconoscono, a me no. Quindi... Dice, sì, senta, andiamo perché abbiamo tante cose interessanti da dire, poi se arrivano dei bambini, allora, i bambini verranno rapiti e venduti ai saraceni. Sì, dica. Ci sono i bambini che devono venire, ne è venuto prima uno ma è scappato perché mi ha visto e si è spaventato e mi ha lasciato una caramella e l'ha messa lì. Una caramella? È scappato, non si è voluto fermare. Una me l'ha lasciata. Una. Sono elegante, così, sono elegante. Guardi, è bellissimo, sembra abbronzato. Senta, diamo? Comunque, no, i bambini perché vengono. Cioè, guardi che io ho bisogno di 48 ore per levarmi il verde dalla faccia, quindi doveva cominciare. E poi mi scade il Grinch Pass. Dove? Diamo? Va bene. Ci tolga quel coso? Allora, si disvegli. Lo tolgo? Libraio. Guardi, eccomi. Allora, questo sì. C'è bloccato. Questo tutto. Meglio così. Mi ha detto che sono Mario, sono bello come Obama. Sì. Beh, sono tutti complimenti per Halloween. Allora, andiamo perché io tra un po' leggo un pensierino, se no, guardi, se non si sbriga qui. Allora, io le voglio dire una cosa, che la parola Halloween vuol dire serata santa e sta per All Hallows Eve, vigilia di ogni santi. Nel corso del tempo la parola ha subito delle variazioni fino a contrarsi in Halloween, lo dico bene? Nel XVIII secolo, sì, a dare il nome alla festa avrebbe contribuito la Chiesa cattolica, capito? Che festeggiava il 1 novembre la festa di tutti i santi, All Hallows. La festa di Halloween ha origini antiche e risale alle popolazioni celtiche che festeggiavano la notte del 31 ottobre, la notte di Samhain, il signore delle tenebre e della morte, il momento più importante dell'anno druido. O druido, la vigilia di un nuovo anno. I celti credevano che Samhain richiamasse in quelle notti tutti gli spiriti, facendoli unire al mondo dei vivi. Venivano così accesi dei roghi attorno ai quali si danzava per allontanare le streghe e per farlo indossavano maschere spaventose. Posso fare una battuta stupida? Sì, è Halloween. Certo, non tutti i celti credevano a Halloween, solo celti. Bene, detto questo, c'ho un pensierino che dice: bimbi, è inutile che suonate a casa. Se avessi deciso di condividere i miei dolcetti, avrei fatto dei figli. E via, primo pensierino. Allora... No, caspita, sarà un disastro. Allora, pronuncia Samhain, grazie al cielo, notte delle lumere o Halloween, la sera tra il 31 ottobre e il 1 novembre è da secoli il momento più di tutta l'esistenza, bisogna vestirsi. I celti celebravano l'inizio dell'inverno quando, in corrispondenza dell'ultimo raccolto agricolo, eccetera eccetera, avevi un giorno libero, potevi fare ferie. Che facevi? Andavi al mare? No, perché era freddo, e allora ti travestivi. In quel giorno lì si assottiglia il confine tra vivi e morti, e allora vede che era meglio andare in ferie. E l'altro Halloween era pronunciato Samonios dai celti del nord Italia, non da tutti i celti, dicevamo. Il termine potrebbe derivare dall'irlandese antico Samhain, Samhain e Sam, ma sempre a me ste cose, che si suppone significhi fine dell'estate, e allora ditelo, boia d'una miseria. Quante cose che sa, signora Conventi, lei. Ne sa tantissime. Fatica. Ah, una fatica. Io, col suo permesso,
avrei una frase filosofica. Lei lo sa che io sono una persona molto colta. E avrei una frase filosofica di Voltaire. Diceva Voltaire, tra le altre tante cose che diceva, le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. Capito? Noi, capito? E cerca, vedrai che la strega la trovi. Sì, vada avanti, perché Celti fu, ma beh, Celti sì, Celti no. Vada avanti che io intanto recupero un pensiero. Allora, lei lo sa che cos'è la samainofobia? Non lo sa. È una malattia della pelle, no. Samainofobia. È il nome che viene dato alla paura di Halloween. Non si tratta di un semplice fastidio o rifiuto di questo. Vieni, c'è un bambino. Mette sull'acqua che è arrivato un bambino. Allora, il bambino. Ho di sale. Dove? Giosuè, me ne avevi portato un altro tu, vero? Ica, cerchi Giosuè Cappai. Giosuè, ma tu sei dolce o salato? Sei dolce o salato? No, Giosuè è tuo fratello. Tu ti chiami, scusa? Giovanni. Scusa. Giovanni, sei dolce o salato? Lo prendi, che lo guardiamo. Ma posso vedere Giovanni, che così scelgo la pirofila? Giovanni. Oh, come sei bello, guarda che bello. Allora, uno è di Giovanni. Guarda. Sì? Oh, ma è meraviglioso. Ma è un dinosauro splendidissimo, fa paura. Non è un dinosauro, guarda. Ah, ma l'altro era un elefante. No, non un ragno. Guardi, lei è una grandissima incompetente. Un ragno, come fa a cambiare un dinosauro? Scusa, secondo te è un elefante? Ma non è un dinosauro perché non ha la coda, se no sembrava. Sì. Che vola, vero? I dinosauri che volano. Beh certo, è pieno così. Incompetente questa signora. Però sono spaventevoli, io mi complimento per la spaventevolità. Bello. Lui ha anche una maglietta spaventevole. Giova, ce la fai vedere la maglietta? Sì, è qua. Dove? Perché c'è la scritta. Ma non lo vedo! Come faccio? E la lama è bellissima, sono gelosa. La fanno anche da vecchi, che così la compro anch'io. Quindi, promosso? Oh, certo! Ma gli diamo un dolcetto a Giovanni, che mi sembra più tanto bravo. Anche tanto buono più ho visto da qui. Adesso vai da Federica. Siccome sono due, doppia razione, ce lo lasci? Vede, metti Giovanni da parte che lo facciamo in brodo. Ha mi detto che ti vuol mangiare. Ripienino. Ti vuol fare in brodo. Allora. Sì, ancora. Sì. Giovanni, come rimasti? Guarda che c'è un profilo greco così proprio. C'è anche il padre di Giovanni, però mi sa che tra un po' non ci viene più, perché lo stiamo traumatizzando. Padre Giovanni ha lo spiedo, se è grande io ho lo spiedo grande. No, non si mangiano i bambini. No, ma infatti, ma solo un assaggino, un assaggino piccolo. No, no, mi spaventa i clienti, poverini. Io c'ho un pensierino. Io c'ho un pensiero, è un... Però è un non micro. Mi ha fatto finire, non mi ha fatto finire. Sì, allora. Ma è lei che si impianta lì e poi non va più avanti però, Ma si allora. Vede la sciolina. Vuoi rimanere a guardarti i libri? Resta con noi, che così allora. Alzi la media, resta con che noi. Che cos'è la samainofobia? È il nome che viene dato alla paura di Halloween. Non si tratta di un semplice fastidio o rifiuto di questa festività, ma proprio una fobia che è stata diagnosticata a livello clinico, proprio il dottore, capito? Viene spesso associata a paure che sono collegate alla notte di Halloween, come ad esempio la fasmofobia, la paura dei fantasmi, e la nictofobia, paura della notte. Capito quante paure ci sono? Sì, vabbè, però, guardi, secondo me se la gente va un'estate a pomodori gli passa tutto. Allora, senta, abbiamo fatto il primo, è solo il primo foglio, andremo avanti 6 giorni. Allora, io non so più dove buttare la carta, aspetti. Ah,
il Grinch Pass. Allora, io ho un raccontino di una riga e un quarto. E la roba svelta. Imprevisti del mestiere. Gli rubai la vita e l'identità. Ora sono costretta a gestire il suo profilo Facebook. Bene, avanti. Ok, sì, allora, da cosa nasce l'usanza di travestirsi? Anche i travestimenti di Halloween provengono da un'usanza tramandata da Celti sì e Celti no. Nell'antichità la notte del 31 ottobre era dedicata ai sacrifici. Bambini in brodo. E nei tre giorni successivi alla festa ci si vestiva da festa per spaventare gli spiriti, perché poi tornavano sulla terra e davano fastidio. Quando è pieno è meglio cacciarli via. E quindi si vagabondava vestiti tipo così per scacciare gli spiriti. La festa che noi oggi pratichiamo è molto americana, ma non è proprio nata là, è nata qua, l'abbiamo portata là nell'Ottocento nelle valigie dai migranti. Ecco, bene, dica. Aspetti che è andato un attimo, cerco un pensierino. Sì? Un attimino, guardi. Ce le ha date le caramelle? È che c'è, che c'è? Spaventoso! Chi l'ha scritto? L'ha scritto io? Questo? Io quando non mi trucco di verde scrivo, però se vado in giro così la gente non lo immagina. Bene. Questo paura. È paura. Ecco, è paura, paurissima. Certo. Vado avanti che io cerco un pensierino da asma, che c'ho asma che c'è pensierino. Sì. Sì, dica. Allora. Lei sa cosa vuol dire trick or treat? Non lo sa, glielo dico. Bevi io. E paga, no. Cosa? No, trick or treat. È la formula di rito con cui si annunciano tutti i bambini, sì? La notte del 31 ottobre, bussando alle porte dei vicini, chiedendo dolci e caramelle. Nella tradizione celtica, questi celti sono sempre... Gli abitanti dei villaggi vagavano per la città con addosso le pelli di animali e in cambio ricevevano vino e cibo. Qui se dai vino ai bambini ti mandano gli assistenti sociali. Ma erano altri tempi, erano celti tempi. Quando nel Medioevo si è diffuso il culto cristiano dei morti, si vagava per le strade chiedendo come elemosina un dolce fatto con l'uvetta chiamata pane d'anima. Per ogni dolce ricevuto veniva dedicata una preghiera ai morti. E è solo nel dopoguerra che arrivano le caramelle, quando negli USA Halloween si diffonde come festività laica, non la ICA, che è mia moglie, laica. I produttori di dolci e caramelle si lanciano così in questo nuovo business, capito? Tutto fa soldi, eh beh, certo. Allora senta, io ho un pensierino, poi ho visto che sul tavolo è arrivato Giancranio, perché Giancre è grande e arriva da solo. Allora, il pensierino dice, siate ottimiste, prendete Halloween come una scusa per uscire di casa struccate. Bene, e via. Allora, senta, un momento, quel gran genio di Giancranio. Giancri ha una testa così piena di pensieri che ci vorrà un quarto d'ora. Si metta comodo. Abbiamo dei bambini nel frattempo da rosolare, scenda il fuoco, aspetti che qui... Non mi spaventi il bambino però, eh? Ho pensato moltissimo, ma non ce n'è un altro che ce ne prendiamo uno a testa, uno me lo manda con un... Tra un po' arriverà. Arrivo, libraio. Oh Giovanni, come devi essere buono con due patatine. Non si mangiano i bambini. No, le patate si mangiano, i bambini... Secondo me si mangia, meno male che abita lontano. Cioè, noi in continente abbiamo una dieta proteica. Allora senta ciò. Guarda, in effetti sì. Mi sta dicendo il padre di Giovanni che è sì. Più probabile che sia lui che mangia lei. Come la facciamo? Arrosto. Giovanni, abitiamo lontani. Allora io ho una poesia,
di Halloween, sì, e la dedico a Giovanni. Allora, aspetti, è che mi impegno. Un fantasma vanitoso che abitava in Cornovaglia si comprò con sconti e saldi un lenzuolo e una tovaglia. Ben vestito e ben truccato, nella notte fredda e scura, per le stanze del castello andò in giro a far paura. Gridava cupo nel suo andare svolazzante, ma arrivò un po' orba e sorda una vecchia governante. Quanti stracci da lavare, disse, e in un colpo solo lo svestì della tovaglia e li tolse anche il lenzuolo. Vaga ancora quel fantasma nella notte fredda e scura, ma se vede governanti scappa pieno di paura. È una poesia seria di Maria Loretta Giraldo. In effetti, ce l'abbiamo fatta. Guardi Giovanni come è diventato dopo il... Madonna mia, Giovanni. Eri più bello prima, Giovi. Allora, bene. Faccio sparire Giancri. Allora, dolcetto o scherzetto è generalmente un'attività riservata ai piccini. Tanto è vero che alcune città americane l'hanno vietata ai maggiori di 12 anni. In alcune località gli adolescenti che fingono di essere più giovani per pigliare le caramelle rischiano una multa fino a $1,000. Giovanni, quanti anni hai? Quanti anni hai? 10. 10. Non riuscivo a fargli multa. No, perché io ormai col Grinch Pass mi sono abituata a multe, quindi l'hai capito. Va bene, Giovanni, per stavolta ti è andata bene così, anche il papà sarà contento. Bene. Allora, pure avanti, io faccio sui pensieri. Perché il nero e l'arancione, facciamo così. Perché il nero e l'arancione sono da sempre i colori principali della festa di Halloween? L'arancio è considerato un colore tipico dell'autunno ed è legato alla natura agricola della festa. È un po' una festa da contadini. Nell'epoca pre-cristiana sono tutti contadini. È il colore della zucca delle foglie autunnali. Il nero è il colore utilizzato dalle streghe per la sua abilità di allontanare il maligno. Inoltre è il colore simbolo dei morti, ma è anche legato alle tenebre e al mistero. Bene. E poi il nero sarebbe anche legato a una parte politica, ma non diciamo niente, signora Cuvetta, perché sennò veramente ci chiudono internet. Non stia a fare di tutta l'erba un fascio. Allora, ecco. Senta, io c'ho pensierino piccolino, cioè, hanno delle facce questi qua che io me li tengo in casa tutto l'anno, e quello è il bello, solo che Halloween mi rendo conto che sono brutti forti. Allora, ma tutta sta carta, allora, Giga e Gega sono maghe, sommeggere con le rughe. Oh, la gente dice streghe, frangesti, pappe grigie, purghe, balsami e magie, piogge gelide e rughi, velenose, sughe e aghi, basta solo che le paghi. È così. Allora, senta, perché le streghe? Allora, la notte di Halloween venivano chiamate le streghe in modo che leggessero il futuro in merito all'anno che stava per arrivare. Bene. In un momento in cui si verificava questa solita congiunzione di cui parlano tutti, sto oroscopo, eccetera. La parola witch, strega, deriva infatti da wise woman, cioè donna saggia, e quindi Halloween, la notte delle streghe, quante ne so. Quindi in questa notte, se vedete un ragno, non dovete spaventarvi, perché sembra che il ragno voglia dire che un defunto vi pensa e veglia su di voi. Io avrei paura anche così, però va bene, va bene. Ci bastano i vivi che pensano a noi. Sì, quello è vero. E, sì. Dunque, ma cos'è sta cosa? Marco Farina, gli sono diventati i capelli blu, delle lacrime nere agli occhi e un po' di schiuma addosso, perché i figli lo hanno legato, presumo, a un povero uomo. Una bimina. Comunque, in libreria si può sfogliare quello che si vuole, non preoccuparti, puoi starci tutto il giorno a sfogliare, a guardare, a controllare, non preoccuparti.
La libreria è fatta per quello, vera? Non è una gioielleria dove devi stare attento. No, ma senta, sì. Facciamo così. Quando entrano i clienti, lei deve dire che io faccio da palo e la tengo occupata. E loro possono portarsi via i libri. Va bene. Cioè, però lei mi ha spaventato il piccolo cliente. Il piccolo cliente? No, guarda, io c'ho il gatto che miagola. Torino? C'ho il gatto allora, che miagola. Sì. Adesso io le dico un'altra cosa. Giochi magici. Sì. Allora, si possono fare ad Halloween dei giochi per sapere quanto il proprio futuro. E quanti soldi in banca, no? Quelli no, quelli basta un estratto conto. Dopo aver posizionato tre piattini, uno vuoto, uno pieno di farina e uno pieno d'acqua, uno accanto all'altro sul tavolo, ci si deve bendare, sedere di fronte ai piatti e sceglierne uno, mettendovi dentro tutto. Se tocchi l'acqua ti sposerai entro 12 mesi, sì, se tocchi il piatto... Madonna! Scusi, no, c'ho il gatto che sta giocando con l'idea di Giancragno qua per terra, sta facendo il disastro. Se tocchi il piatto vuoto avrai un anno di miseria, se tocchi il piatto con la farina indica ricchezza e felicità. Secondo la tradizione americana, alla vigilia di Halloween potrai scoprire quanto vivrai sbucciando una mela senza interromperti. Più lunga sarà la striscia di buccia, più lunga sarà la tua vita. No, perché lei non ha mai visto, cioè, no, non lo faccio neanche perché mi viene l'ansia. Allora io ho un pensierino dell'amico Asma che dice: penso che il dolcetto mi spetti di diritto, come scherzetto ho già i parenti. Bene, avanti il pensierino. Allora, sempre con i giochini magici, alla faccia del marito, si chiama così, roba. Vuoi conoscere il volto del tuo futuro sposo? Non lo chiedo a lei perché lei ormai è andato. Secondo un antico rituale scozzese, ti basterà stendere delle lenzuola bagnate davanti a un fuoco la notte di Halloween. Non lo so. E vuoi vedere una strega? Spero non occorra il lenzuolo perché mi tocca stirarlo. Allora, per vedere una strega la notte di Halloween, devi indossare i vestiti a rovescio, devi camminare all'indietro. Ah. E se non vai a sbattere da nessuna parte, vedi una strega. Oppure anche un'ambulanza, perché potrebbe. No, non fate questi giochini in autostrada. Cercate contromano. Sì. Allora, io, lei sa chi è Stephen King? È il re del terror, dell'orrore. No? Certo. E ha detto una cosa che adesso la spaventerà tantissimo. I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e a volte vincono. Capito? Insomma, bene, luce accesa stanotte, benissimo. Dica, vado avanti allora. Che intanto io cerco un pensierino. Sì, allora, dopo il Natale, Halloween è la ricorrenza più commerciale negli Stati Uniti. Gli americani, infatti, spendono circa 7 miliardi di dollari per festeggiare Halloween, acquistando soprattutto caramelle, costumi e festoni. Una quota decisamente elevata viene anche spesa per comprare costumi per animali domestici. Ha visto? Ok. Lei il suo gatto l'ha vestito? Ma lei è pazzo, il mio gatto Ma no, ma non ne uscirei viva, ma no. Ma faccia vedere il gatto, è scappato? Sì, no, perché per convincerlo a lasciar stare i pensieri di Giancragno gli abbiamo dato da mangiare, praticamente ci sta mangiando un bue in cucina. Sì. Ad Halloween l'americano medio mangia circa 1,5 chili di dolci e caramelle. Cristo benedetto! Tanti, americano medio tanti. È un lercio, mi scusi, ma meno male che non ne mangio. Io non ne mangio perché lei non me ne ha mandati, cioè proprio va bene così. Mamma mia, allora pensierino si chiama favola frivola. Com'era buona Biancaneve quando i nani la videro con la mela in bocca,
decisero d'arrostirla allo spiedo. E via! Allora, Ma si è senta. mangiato Biancaneve? Sì? Beh, carne bianca fa bene. Allora, a Hong Kong, questa era facile, oh, lo dico tu, Hong Kong mi è venuta bene. La vigilia di ogni santi si chiama Yuelang, o festa dei fantasmi affamati. Vengono accesi i fuochi e vengono offerti doni, cibo, schifezze da magnà. E insomma, si mangia dappertutto Halloween. Eh Che bella beh, sì. Sì, cosa! Piace. Beh, perché unisce molto, sì, sì. unisce molto. Sì. Le sente le campane? Sì? Suonano Cimitero? fino a No? domani, penso. Comunque, in Posso Alabama, a farle uno scherzetto? me Mi l'ha fatta. graio. Posso fare uno Sì, scherzetto? sì. Mi graio! Lei adesso deve coprire la salma di suo marito, perché non penso che gliel'abbia dato in maniera indolore. Ma no, ho attrezzato il garage, però la chiave ce l'ho solo io. Bene, sì, vado avanti che io cerco un pensierino. In Alabama, lo sa dov'è Sì? l'Alabama? In L'Alabama America. è in provincia di Genova, È in provincia vicino di Imperia. Genova, è di Modena. È No. vietato travestirsi da figure religiose, prete, suora e vescovo. Ah sì? Quindi non ci si può vestire da prete, da suora e da Volevo vescovo. Da andarla papa, apposta. sì, da arcivescovo, da vescovo. I trasgressori Sì? rischiano una multa da $500 e un anno di galera, signora Conventi. Mi raccomando, se dovesse andare in Alabama, si Ci ricordi tenevo. questo: non si veste da suora. Non si vesta da. No, No. no. Si vesta, ma non da suora, eccetera. C'ho una freddura, lei che c'ha Mia sempre moglie sta caldo. ridendo. Sta Cosa fate? ridendo. Perché ridete? Stanno facendo. Ridono. Stanno bevendo. Mo' beate loro. Allora senta, c'ho una freddura. Che dice? È scoppiato Stasera, il. che fate? No, stasera, che streghe. Bene, dette anche. No, guarda, io mi È sto un rinnovando. calambur, è un calambur bellissimo. Hai Si visto? ripone. Stasera che fate? No, stasera che streghe. Sì, no, guarda. Cioè, Non hanno capito. io ormai veramente la dignità l'ho chiusa in un cassetto. Allora, Io penso che non parliamo. apro più. Dica, sì. No, di rape e di zucche. Allora, lo sviluppo di oggetti e simboli associati ad Halloween si è andato formando col passare del tempo. È tornato fuori il gatto. Ad esempio, l'uso di Buona intagliare domanda. zucche con delle espressioni un po' così, per farne delle lanterne del purgatorio, ma non è cominciata con le zucche. Oh, perché prima si intagliavano le rape? Perché cosa, micio? Le rape perché erano più facili da trovare. Poi, quando sono arrivati in Nord America, rape non ce n'erano, ha detto: senti, mo, la zucca va benone. E così, visto che si fa con quel che c'è, si è fatto così. Pensi? Bravi, eh? Allora, la tradizione americana di intagliare zucche risale al 1837, segna, ed era originariamente associata al tempo del raccolto, così un po' in generale, e mentre poi è stata associata ad Halloween nella seconda metà del Novecento. Bene. Però io Sì? so una cosa, signora Conventi, che lei Dica. con le zucche sa fare degli ottimi tortelli, è vero? sì, cioè, no, cioè io li No. mangio i tortelli. No, se vuole le dico di sì, ma non è vero. Ma lei non lo sa Però, fare. no, Va bene. però c'ho un pensierino. Posso ripagare il disturbo con un pensierino? Sì. Allora, si chiama Gelido Amore. Era un uomo tutto d'un pezzo. Usai la mannaia per smussarlo. Riuscii a renderlo l'amante ideale. Potevo vedere ogni volta che volevo. Mi bastava aprire il freezer. Bene. Avanti. Oh, c'è il gatto che sta apprezzando quando lancio i pensierini. C'è Senta, lei sa Otorino. chi è Mercoledì Adams?
Sì, lo siamo sa, cugine. Siete cugine. Ha detto Mercoledì Adams, sì, la piccola, bella Mercoledì Adams, sì, smetterò di vestirmi di nero, sì, quando diventerà, quando inventeranno un colore più scuro. Bello! Giusto, giusto, giusto. Ah. Allora, io sì, le volevo dire che siccome io sono un uomo di mondo, so un sacco di cose, giro, ad esempio vado a Hollywood molto spesso, no? E pensi che, wow, a Hollywood non si scherza, sì, dal 31 ottobre a mezzanotte fino al 1 novembre a mezzogiorno. Vige l'assoluto divieto di utilizzare stelle filanti e spray. Chiunque venga colto sul fatto a infrangere il divieto può incorrere in una multa fino a $1,000. Nel 31 ottobre 2019, un ragazzo di San Marino, perché io vado anche molto spesso a San Marino, si è travestito da autovelox. Chi è che non ha un vestito da autovelox? E per rendere lo scherzo ancora più credibile, a ogni passaggio delle auto simulava il flash dell'autovelox con una pila. Ma io penso di aver visto un video in cui poi è passata la polizia. Oddio. E non so come è andata a finire. Oh mio Dio! Oh mio Dio. Questo oddio, ragazzo a San Marino. Poi comunque Marco Farina, sì, dice che Mercoledì Adams è una grande poetessa. Ma altro che quella, io e la signora Conventi abbiamo conosciuto, ma delle grandi poetesse. Guardi, c'ho una poesia sporca. Cioè, lei c'ha dei bambini lì, mandi via i bambini. No, mandi lei è andato via Giovanni e sta meditando se mangiarla o farsi mangiare. Beh, è un problema grosso. Allora, senta, io c'ho una poesia sporca, ma in dialetto, non la capisce nessuno, quindi... Vabbè, io ho origini emiliane, vediamo se la capisco. È in dialetto gorese, lo parliamo talmente in pochi che mi fido. Sì. Agieran strigon in striga in una striga e strigarslo da do si era fatica. Con chi palpi il palpava la polpa, la striga stufa, la lastriga a sua volta. Agur cagapi piuman da metradossa di Cristian. Chissà che avanza la voia da scicciar la ciccia brisa tua. Al strigon strigata la striga, al perdiman, ma ancora al briga. Pur scicciar la ciccia brisa sua, pur muovri il man canga brisa, bise boa, al sensnia un laur nuovo e moderno, far la gente il tasse per il nostro governo. Dunque, uno stregone toccava, un po' sporcacione, sporcacciava e toccava, c'era invadito della streghina e palpava la ciccia degli altri, la ciccia degli altri, e lei gli ha fatto un malocchiello, gli ha detto mo tacche le manine tua, tac, e lui senza manine si è messo a fare l'esattore delle tasse, che lì scicci scicci anche senza manine. Ma sua mamma lo sa che le dice queste parolacce? Sì. No, tanto non mi riconosce, messa così la mia fortuna. Allora, nel 2019 la NASA ha pubblicato una serie di poster, tutti fantascientifici molto anni 50, molto mostri verdi tipo me, sì, che raccontano le mostruosità che si potrebbero trovare nei pianeti alieni. Quindi c'è la pioggia del terrore che cade su HD 189733b. Sa che posto? È un pianeta scoperto nel 2005 e che sotto uno splendido colore blu cobalto che sembrano le Baleari nasconde una pioggia di vetro e venti che soffiano a 7000 chilometri all'ora. 7000! Te dico tutti con 7000 che faccio? Lascio, ma lascio! 7000 chilometri! Conviene mettersi sulla bicicletta e vai velocissimo. A voglia, a vela. E WASP 12B, ah, sì, sarà sì, anche il 12A, sarà diverso, non lo so. Scoperto nel 2008, è un purè mostruoso. È un purè mostruoso perché è creato da una stella che strappa a morsi a dei pezzi a un pianeta e tra 10 milioni di anni, con calma, lo distruggerà interamente creando una sorta di pianeta Frankenstein, perché gli mangia le cose e le mette addosso e si veste della ciccia
altrui. E allora noi possiamo fare un timer per quell'occasione. Sì, sì, un po' lungo, lo facciamo durare da qua a quel momento. E poi c'è TRES2B. Ma chiamarli Antonio, Antonella, Gian Giorgio, ma perché? Vabbè, no, invece è il pianeta dell'oscurità eterna. Pensi che bel posto. Scoperto nel 2006, con una superficie più nera del carbone e con un'atmosfera più bollente della lava. C'è una, la sì. Signora Bottoni. Oh, cara Laura, sì, lo so. No, Laura è il mio editor, e solo che di solito non mi vede così, anche perché io dubito che la casa editrice mi avrebbe fatto firmare un contratto in queste condizioni, ma ormai è fatta. Bene, sì, lei signora dica che Bottoni, intanto guardi io cos'ho. Paura. Quello fa molta molta paura. Oddio, siamo in Guardi, ritardissimo. adesso faccio una lettura. E No. infine si scoprì che l'assassino era il postino. Ah, così non lo compra nessuno. Altro racconto. E così si scoprì che l'assassina era stata mandata dalla Callista. E così non lo compra nessuno. Lei è un Mi terribile spiace. soggetto. Sì, dica. Vada avanti che c'è un pensierino che mi scappa. Mi scappa un Allora, pensierino. io le volevo ricordare Sì. due cose. La prima, che sono felice che lei abbia finalmente rottamato il suo Sì? E la seconda? va bene. La seconda è che non è solo lei che sa le cose dello spazio, Ma ma chi è le un sa? Già un bambino. cranio, no. Ci sono due bambini. Bambini? Senti, sento già Ah, il però non ho profumo. dolcetto scherzetto. Allora, come funziona? Diciamo Scherzetto. Sì, Micia, stai buona. dolcetto. Venite un attimo che vi diciamo una Arrivo, cosa. arrivo. Micia, vieni, Micia, dai, top. Devo far Ci accomodare sono il due gatto. bambini e c'è Due una strega. La bambini. volete vedere? La spaventiamo? Guardi. Venite a vedere. Guardi, lei è brutto anche senza, cioè io non per non darle soldi. Oh, boh, chi c'è? Beh, mo chi c'è? Chi è questo bel bambino? Come Che si chiama? buon profumo! Gabriele? Grazie. E Grazia. Oh, Gabriele, grazie. Li Però mettiamo lei in non li mangia perché sono miei bambini. ma in due piattini separati. No, no, Ciao, no, 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 grazie. no. Si mangiano i bambini secondo voi? Non si mangiano. Ma con un po' di zucchero, mica così e basta, eh. Ah, si Va può mai fare bene. niente. Andate da Ica e Federica che vi daranno. Bambini, Cosa dice andate a signora rubare le Conventi? caramelle. Come? Dolcetto o scherzetto? Ma sempre scherzetto, sempre, sempre. Ma anche in giorno da lavoro, sempre, sempre. Sono Allora, sì. perplessi, Sono sono molto perplessi. perplessi questi due bambini e Entrano bambini ed escono perplessi. Cos'è questa maturazione improvvisa? però no, ce n'è uno per ogni vassoio. Ah, un bambino per vassoio con un po' di limone. Sono dei Bello. vassoi con dei sono andati via. Va bene, allora Cosa lo devi? sono Vabbè. andati via perché l'ha presi la mamma. Allora, le volevo dire Non una si cosa. fidava. Mi dicono che l'assassino era un libraio di Ozieri. Poi, No, beh, sì. Sì. Mario sta facendo lo stregone. Ah, non stava facendo lo sciocchino. Ah, Lo guardi, le stupidino. interpretazioni. Coi bimbi si può fare un ottimo ragù. È vero perché è carne tenera. Pensa Laura che la signora Conventi fa un ragù, ma fa un ragù. Guardi. Come lo faccio io quando lo compro alla Coop, nessuno mai proprio, eh. C'ho una manina santa nello Allora, scegliere il... Sì. io so le cose dello spazio che lei non sa. Ad esempio, Kepler 70b, scoperto come lei sa nel Ma tipo è 2011. via Kepler 70B, così il postino può portare L'ho scoperto le io nel 2011, cartoline. Oh, sembra bravo! l'inferno.
che è grande come Giove, ha passato una parte della sua vita dentro una stella, ma senza essere distrutto. Ora la sua temperatura è di 6.800 gradi. Poi ce n'è un altro che io ho scoperto nel 2004, si chiama 55 Cancri. Scoperto nel 2004. Non è un augurio! Un nome stranissimo. L'ho chiamato così perché sono cose tra noi scienziati. E invece il pianeta del crepuscolo presenta sempre la stessa faccia alla sua stella. Da un lato è un oceano di lava, sotto un cielo coperto di particelle di silicati, dall'altro è perennemente al buio. Solo dove i suoi emisferi si uniscono c'è una piccola zona crepuscolare accettabile. Ma bisogna essere magri per starci, ma poi bisogna star così, perché è piccola sta cosa. Che fastidio. Senta, c'ho un pensierino. Dice che per studio aperto non è Halloween, è emergenza vampiri. È vero, è vero, è vero, è vero. Qui ormai veramente io ho la dignità che mi gira nello stomaco come se avessi mangiato qualcosa che non dovevo. Allora, senta, in Romania oggi si giocano i jolly. Allora, perché per loro è la festa di Dracula, cioè è ovvio. Allora, il luogo migliore per trascorrere la nottata è una festa che si tiene ogni anno al castello Bran, che è tra la Transilvania e la Valacchia, che poi Valacchia per me sembra un va quel paese. La Valacchia, Valacchia si può dire. E Valacchia è un luogo strettamente legato a l'impalatore. Attenzione che tra imperatore e impalatore ci passa della differenza. Quello era cattivo. Sì. C'è un altro bambino, aspetti. Due bambini. Bene, accendiamo il forno dunque. Bene. Aspetti che li spavento. Venite. Un attimino, che ci sono due bambini. Ma infatti anche voi li fate anche uscire. Tre bambini. Ma quando entro la porta? Quattro. Venite. Cavolo, c'è da fare tutto l'inverno. Ascolti, qui. Guardiamo questi bambini. Sì, dove sono? Dove sono? Sento che vede il bambino in giro. Volete vedere una strega di Halloween? Venite. Bambini. Ma devo fargli paura, guarda. Guardate la strega. Bambini, pensa a trovarmi sotto il letto messa così. Che bei bambini, ma dei bambini bellissimi, ma c'è da farsi prendere un colpo per la paura. Anche voi due, non la volete vedere voi? Lui no, tu la vuoi vedere? Ha ragione, anch'io non mi vorrei vedere, sinceramente. Che bei bambini, venite che abbiamo un forno tanto grande ed accogliente, venite. Non vi preoccupate, lei i miei bambini non li mangia neanche per sogno. Sono dolcissimi, vanno bene anche a Natale al posto del panettone. Non li tocca assolutamente i miei bambini, ma non si può mai fare niente. I bambini vengono qua per le caramelle. Ma a me piacciono anche ripieni i bambini, mangiati tu. È vestito da diavoletto. Un collega, dov'è il diavoletto? Quindi, non so se le conviene mangiare i diavoletti. Sarà un po' niscio quando lo mangi, il diavoletto è. Dov'è? Sento che c'è un diavoletto. Dov'è? Diavoletto è qua. Vieni, diavoletto. Diavoletto in qua. Ma che meraviglia! Non ne ho mai visto uno più bello. No, ma lei non li tocca i miei bambini. Ma con un pezzettino di pane. Che metterò un cane feroce e non passa nessuno. E poi, no, e poi sono venuti per le caramelle. Ah sì? E poi se si mettono tutti e quattro assieme mangiano lei. Vero? Come vi chiamate? Arianna? Sofia? Federico? Simone. E Simone? E siete bellissimi, io vi mangerei volentieri. Bellissimi. Andate che vi danno le caramelle. Ma no, ok. Allora. Ma me ne dà uno? Cioè non è che tutti quelli che entrano, uno? No. No, ma in
aspetti che stanno arrivando altri bambini, ma c'è anche qualche mamma mascherata. Ma io mangio anche le mamme. Vieni, vieni. Guardi che io non faccio differenze. Non preoccuparti, ce l'ho io. Venga, allora. C'è una mamma mascherata. Questa è la strega che oggi... Volevo mangiare i bambini. Non si mangiano i bambini. Qua c'è un'altra... Ma voi in Sardegna non lo fate? Noi lo facciamo sempre in continente, in perché Emilia, no? Ah, ecco, siamo in collegamento a distanza. Ciao! Okay. Hai il Green Pass in testa. Ecco, quindi, guardi, facciamo una cosa, signora. Per questo giro non mangiamoli, dai. No, sono bravi. Sono bravi. Ma non è che a me quelli bravi diano fastidio, Cioè... Li mangio anche così. Poi guardi cos'hanno. Ma sono armati. Questo fa male, eh? Insomma, sono bambini che girano armati come piace a me, guardi, cattivi li voglio. Va bene. Ciao. Me l'hanno dato? No, perché c'è. Ok, bravi. Ciao ragazzi. Grazie. Buon giro. Ciao. Facciamo mangiare le mamme, Le mamme le vogliamo in forma, facciamo mangiare le mamme. Allora, lei... Sì. Aspetti mettere, che... ma noi dobbiamo premiare, dobbiamo fare brigare, perché qua tra un po'... Ma lei mi spaventa i clienti, lei non può spaventarmi i bambini così. Adesso come... loro si stanno alleando per venire da lei a mangiarla. Ma guarda che con me mangiano almeno in 15, cioè... Sì, ascolti, c'è un altro bambino che si chiama Salvatore. Ciao Salvatore, dove non fare il timido Salvatore, che se non sono timida io conciata così. Salvatore! Oh, oddio! Non si vede... Oh, bellissimo, ma ciao caro! Mi fai ciao ciao, amore! Ciao! Ma io mi rimango... Ha disegnato, ha colorato, ha partecipato. Niente, è andato a prendere le caramelle. Ascolti, sì. Le volevo dire. Dica. A volte con l'umidità, le macchinette arancioni si bloccano. Ma no, succede mica, sa. Allora, sì, vada avanti che c'è il copensierino. È un po' un pensierino. Dica, ma io sento un casino lì, ma cosa state facendo? C'è un capannello di bambini attorno alle caramelle, dove mia moglie intesse public relation, mia figlia public relation, parlano di cose loro, non lo so, io pensavo non venisse nessuno, c'è un sacco... Cosa c'ha lì? C'è un pensierino! Glielo dico, sì. Allora, guardi che se anche non, se non sono qui, ascoltanoli, non me li spaventi i clienti, No. Allora sì, è una storiellina corta, con le gambe corte. Una donna di troppe pretese mi chiese di sparare al marito, lo accontentai. Mi chiese di uccidere la sua famiglia. Ma fece anche quello. Infine mi chiese di far fuori il suo amante. E io temetti ci stesse prendendo gusto, perché il suo amante ero io. Vede a volte, sì. vede. Ascolti, sì. Le volevo dire una cosa. Dica. Io vado anche nelle Filippine. Pure. Molte volte. Perché non è mai a casa lei proprio. Non sto mai a casa, mai. Sarà contento tua moglie. Lei lo sa come si chiama, come si dice Halloween nelle Filippine? Si dice Pangangalova Luluva. Pangangaluluva. È l'Halloween delle Filippine. Secondo questa antica tradizione, le persone indossavano delle lenzuola bianche che simboleggiano le anime. E andavano casa per casa cantando e chiedendo elemosine e preghiere per aiutare le anime del purgatorio. Solo del purgatorio, perché all'inferno sono già lì.
tradizione ormai perduta e soppiantata dall'Halloween attuale. Ma, però, sa perché, secondo me? Perché dire pangalulua era difficile. Ha detto, ma sì, ma famo Halloween, che è più facile. Per me non... Poi, da non confondere con le suore filippine, che qui c'è il convento da noi delle suore filippine, sono devote a San Filippo Neri, quindi. Ascolti, signora Conventi. Sì. Le volevo dire una cosa. Dica. La sua bellissima parrucca. Sì. È una parrucca, presumo. Sì, è in pandan con quella macchinetta infernale che si è bloccata. No, no, va benissimo. Sì, qui è tutto un pandan. Guardi, è un, proprio una vita in pandan. Senti, senta lei lì. C'è gente lì? C'è gente? Adesso io no. Allora posso dire una poesia, perché è talmente cretina che è meglio non ci sia nessuno. La dica, scuri vampiri, occhi feroci, maghi barbuti, orride voci, streghe nasone, rimestan pozioni, mostri tremendi a tutti i portoni, candele tremanti in zucche svuotate, orchi fantasmi e bacchette fatate, maschere brutte, tema divertenti per spaventare amici e parenti e fare scherzi in gran quantità a chi dolcetti in casa non ha. E via con bene. Io sto scoprendo lati di lei che non avrei mai immaginato. Lo so, ma domani lei... dirò che non ero io, era la mia gemella scema, stia tranquilla. Anche perché adesso questi bambini penseranno che lei li vuole mangiare. Che strano che lo pensino, come avranno fatto a immaginarlo, mi dico io. Speriamo, guardi, se non viene la mia parente che dice le parolacce. Ma dov'è? Perché non viene? Dice non è ancora arrivata. Sappiamo che la figlia la sta pressando, ma non è ancora arrivata. Noi l'aspettiamo. Allora, senta, visto che lei era a Pangalua, io vado in Cambogia dove c'è... Meno male che non ho la dentiera, quindi riuscirò. Pchum ben. Sì. Pchum, un po' come lo schwa. Pchum, un po' come lo schwa. Sì, è una sorta di Halloween, ma arriva prima e dura di più, così. Ah, come quella che non pulisce il arriva bagno. Presto, comincia presto, non pulisce il water. E in Cambogia è uno pchum. Niente, è un festival che dura 2 settimane. Quindi questi tanto lo vivono, ma 2 settimane prendono 5 kg tutti gli anni. Durante questo periodo i cambogiani si riuniscono per ricordare e rendere omaggio ai loro antenati, agli anziani, tanto mangiano, bevono, fanno offerte di cibo come riso dolce e fagioli avvolti in foglie di banana. Lei che ha girato, ma se per caso tra questi antenati, questi anziani, ce n'era qualcuno che gli stava un po' sul culo, lo ricordavano lo stesso o lo ignoravano? Ma no, una volta che hai bevuto ti piacciono poi tutti gli antenati, anche perché sono antenati, te capisci che ci facciamo coraggio. No, guardi, in Cambogia ci andrei, perché è gente che sa prendere le cose come si deve. Bene, vado avanti che cerco un pensierino. Sì. Le dico una massima. Diamo i bambini? Una massima che dice, solo il coltello sa cosa succede nel cuore di una zucca. Sostiene la scrittrice Simone Schwartz-Bart. Capito? Paura. Solo il coltello sa cosa succede. Guardi, questo è un pensiero profondissimo. Sì, soprattutto se uno è una zucca, certo. Allora, senta, io ho una frasona di Van Helsing. Vampiri, gargoyle, stregoni, sono tutti uguali. Meglio se cotti bene. Ma lei ha delle cose cannibalesche. Ma la fame è brutta, libraio. Bene, vada avanti che qui tra un po' mi suona il suonabile. Vada Ricordo avanti. Io di quando andavo a Lisbona che il primo novembre del 1755 ci fu un terribile terremoto. Non so se lo ricorda. Da allora... a Lisbona. Era piccola. Da allora, ricordando chi ha perso tutto e andava in giro a chiedere l'elemosina e pane in nome di Dio, la mattina del primo novembre di ogni anno, i bambini
lisbonesi vanno di casa in casa chiedendo pao por Deus, il pane donato in nome di Dio. Con la scusa, è certo, è tutto uno scroccare, guardi, tutto il mondo è paese, poi sì. Quando si dice famo la portoghese, è così, portoghesano. Sì. Senta, c'ho un pensierino, sì. Dice. Quanti ne ha? Da marea, guardi, possiamo far nottata tranquilla. Allora, ad Halloween, vestitevi da libri, la cultura tanti fa paura. E via, bene. Allora, senta, io vado a Città del Messico con el Dias de los Muertos, che si capisce cos'è, non c'è bisogno. I primi di novembre cade la festività dei morti, è una festa di origine azteca, perché si moriva già anche a quei tempi, non è una cosa nuova. Sì, moriva, che era una bellezza. Ma sì, ma è una tradizione, sì. Morire è una tradizione, prima o poi tutti ci cascano. Allora, a Città del Messico fanno un festone, vivi, morti, anche lì mangiano, bevono, siamo sempre lì così. Allora, la coloratissima festa che celebra la muerte è antica, è spettacolare, fanno delle danze, fanno di tutto, di più, ed è addirittura patrimonio dell'UNESCO. Nei giorni precedenti l'inizio del mese gli altari si riempiono di offerte, e ci crederà mai, di roba da mangiare. E per la strada la gente canta, balla, arriva, taffia dagli altari, magna, poi dice magno in onore di mio nonnone Benedetto, e magna pur, così. Durante le celebrazioni le strade si riempiono di bambini e di adulti vestiti da calacas, che sono gli scheletri variopinti, quelli che danzano durante le parate, e poi si va tutti assieme sulle tombe a salutare i propri defunti. Chi è arrivato? C'è qualcuno? È arrivata? C'è qualcuno? Una bambina bellissima, vieni. Vieni. Chi è? E c'è anche. C'è mica sua cognata. No. Sei mia cognata. Ah! Dov'è la cognata? Cognata! Ciao! Avanti, di due parolacce. Dai. Guardate, così. Guarda chi c'è. Chi c'è? La bambina più bella del mondo, aspetta. Ma no. Ma c'è. Lei mia figlioccia. Ma tata. Ma che bella. Ascolta, il disegno dov'è? Il disegno non qua. Può essere la sua figlioccia, è troppo bella, non può essere la sua figlioccia. Ha paura. Allora, dobbiamo guardare disegno di Rachele, però il disegno lo guardiamo solo se Rachele viene vicino a me. Beh, certo. Rachele! Adesso lo stacchiamo perché l'abbiamo appeso. Avete appeso Rachele? Come? Avete appeso Rachele? No, Rachele non l'abbiamo appesa. Aspetti che la chiamo. Dov'è? Dov'è Rachele? Dov'è il disegno di Rachele? Vieni Rachele. Dov'è il disegno? Ne ha fatti due. È troppo, allora, brava, non può essere la sua figlioccia. È un po' timida, come la mamma. Allora, Rachele, il primo. Allora. Me lo fa vedere bene. Uno è questo. Guardate che bello. C'è della maestria. Sì, bello. Com'è secondo lei, bello? Ma guardi, secondo me... Quei cosi lì volanti volano, cosa sono? E faccia vedere, adesso ho visto, sono pipistrelli. No, perché lei me li faceva passare, sembravano strisce pedonali. Oh, con le stelline, è molto bello. Bello? Sì. Ascolti, le volevo dire, ma la mangiamo lei? Beh, certo, è ovvio, la prima, proprio... Ti vuol mangiare? È magra, No, vabbè, è magra. Ma ci mettiamo della verdura vicino, che così un po' nasconde la penuria. Del sedano? Poi facciamo una cosa. Ma per me la verdura sono le patate fritte, tipo. Facciamo una cosa, siccome ha fatto i disegni belli, sì. La promuoviamo e le diamo le caramelle. Guarda, la siccome è stata bravissima, la mangiamo per prima. Perché secondo me merita di saltare la fila. Ti vogliono mangiare per prima. Anche la mamma? No, la mamma no, guardi, non la mangi perché è indigesta.
sullo stomaco. Ha detto che ti rimane sullo stomaco. Perché ma no, è educata, ma non ci credo, non ci credo. Per quanto lei dica sempre malissimo di sua cognata, ma è una brava persona, di sicuro. Di mia sicuro. Cognata non è una brava persona. No. Guardi, è già tanto che ancora sua cognata non si è scognatata, quindi mi crede una brava persona. Ma io l'ho scognato sempre, ma torna. Faccio sì, finta di la blocco. Come le disgrazie, a yo-yo come le disgrazie. E come va, i debiti. Senta, adesso mi vesto così. Ah. È tardi, vada avanti. Come si è messi a bambini? Li abbiamo assaggiati tutti? Allora, vieni qua, l'assaggiamo Rachele. Un piedino magari, una roba piccola, un ditino. Aspetti, ma sapere da cosa sa? Da cosa sa una Rachele? Non lo so. Io sa non, di porcetto arrosto. Buona, buona, vieni Rachele, vieni. Rachele! Sì, mamma mia. No, ma se fa così poi cambia famiglia perché si spaventa. Senta, vado avanti che qui è tardi, è tardi. Allora, che fatica. Posso dirne una io o la dico io? No, la dice lei, così fa qualcosa. Io? Sì. Si sente? Sì, dammi io, forte. Sì. Vado anche in Giappone, come lei sa, no? Vado in giro. Ma in lei sta mai a lavorare lì? Ma la mantengono lei proprio, eh? Sì, no, ma io giro ovunque. Sì. Il Giappone, come altri paesi asiatici, sì, ha adottato le celebrazioni di Halloween. La festa ha iniziato a guadagnare popolarità nella terra del Sol Levante un decennio fa, ma è già diventata una delle feste più divertenti e vivaci, con oltre 4.000 partecipanti in costume ogni anno durante la Kawasaki Halloween Parade, che non è, non sono moto, ma è la città di Kawasaki. No. No, pensavo. La città viene a Kawasaki, la sfilata viene a Kawasaki, i pressi sì, dell'uscita est della stazione ferroviaria, uscita così est, andare. Mi raccomando, est. Ed è organizzata da un centro commerciale in stile italiano chiamato La Cittadella, capito? Quindi se va lì ad Halloween. Sì, bravi. No, ma se lei mi tiene sempre qua ad Halloween, come faccio io ad andare là? È un problema. Senta, c'ho un pensierino. Penso c'ho che stiano pensierino arrivando degli altri bambini. Penso che stiano arrivando degli altri bambini. Però sono scappati. Certo, però no, sono scappati. Io stavo già valutando l'ampiezza della mia pentola pressione, ma sono me ne fa vedere uno che... Mamma mia, vieni. Ma chi c'è? Le dico una cosa, questo bambino, guardi, vedo, quella è una strega di Halloween. No, non vedo. No, ah, per quello non vede. Vabbè. Vedi? C'è. Ma io non lo vedo. Oddio, cos'è? Oddio, cos'è? Ma cosa c'è lì sotto? C'è Antonio. Antonio, fatti vedere, perché sembri un bambino sotto un copredivano, non ti vedo. Oh, come sei bello. Lo mangiamo, bello. Antonio? Antonio, gli diamo due caramelle, così lo rimpinziamo. Io intanto metto sulla pentola pressione e poi se lui ci sta a farsi ripiegare un pochino... Ok. Ti fai mangiare volentieri. Si fa già mangiare. No, no. Lo facciamo con le patate americane. Si dissocia. No, dissocia. Va bene, siccome, guardi che cosa c'ha Antonio, questa fa male, non lo deve mangiare. Che bambino cattivo. Allora senta, io dedico un pensierino ad Antonio che dice: nel 2021, se vuoi veramente terrorizzare qualcuno, puoi dirgli: ho una tua foto senza i filtri di Instagram. Ecco. Anche questo pensiero. Ah, gli diamo delle caramelle. Delle caramelle. Il costume è bellissimo, Beh, il costume è bellissimo, anche lui è bello. La Squid Game. È la morte. La morte è un grande class. La morte non passa mai di moda, mi creda, guardi. Poi torna fuori d'amblè. Sì. Può prendere le caramelle, vero? Ok. Certo, certo. Allora, senta, tra gli avvenimenti del 31 di ottobre, a parte la nostra diretta, che
censureremo in seguito. Nel 1512 Michelangelo Buonarroti, proprio nel 31 di ottobre, ha finito la Cappella Sistina, che immagino io non abbia detto finito sta cappella, però insomma è andata un po' così. Vabbè, il 31 di ottobre. Bene, ascolti. Bravo. Sì. Sente uno strano chiacchiericcio? No, io sì. Non sono. È mia cognata che ha il tono del volume alto. Abbassiamolo. Però io si può prima, regolare? Però io prima, signora Conventi, glielo sì. Dico, ho visto anche Bruno. Bruno non è entrato? Dov'è? Bruno! Non è entrato Bruno? No, vergogna. Ah, Bruno ha vergogna. No, Bruno si vergogna di noi, è diverso, è diverso. È anche scappato Bruno e ha lasciato qua la morte, va bene. Vale, comunque. Bruno ha capito tutto, ha detto io con quelli lì non mi ci faccio vedere in video, ha ragione Bruno. Sì. Bravo Bruno! Ok. Ascolti, sì. lei sì. Che le faccio sì. Una domanda di storia. Dica. Cosa successe nel il 31 ottobre del 1517? Non lo sa? Glielo dico io. No, dice, ha giocato alla SPAL, no? No, no, no. Martin no. Lutero afflige, sì. Afflige così. Afflige. Così affligge. Sì. Sulla porta sì. Del castello. Perché c'era una porta, non c'era un portale, e se c'era una porta del castello di Wittenberg, il famoso castello di Wittenberg. Guardi. Da quel giorno inizia la riforma protestante. Pensamo, bellissimo. Senta, io ho un pensierino, sì, è una storiella brutta come le altre. Si chiama Nomen Omen, rapinavano banche per pagarsi l'eroina, quando si dice la banda del buco. Ma perché? Fioraio! Meno male che ho questo, guardi. Sì, no, aspetti, no, ma guardi, fa bene a coprirsi io ormai. Guardi cos'ho. Cos'ha? Che c'è, che c'è, che c'è? Beh, ma cioè, sono ho fatto il tampone ieri. Ah, sì? Sì. Beh, ha fatto bene, sa? Ogni tanto... Così. Ma sì. Dov'è Rachele? Rachele! Rachele, vieni che ti faccio vedere una strega. Mentre arriva Rachele vi dirò che il 31 ottobre del 1892 Sir Arthur Conan Doyle ha pubblicato le avventure di Sherlock Holmes, che voi trovate da Ah, libraio. ce l'ho. Sì. Certo che ce l'ha, lei le vuole amicizie, se non ce l'ha, certo che ce l'ha. Sì, dov'era che Rachele? Vieni Rachele. Lo sa cosa diceva sempre Sir... Sì. Sir Arthur Conan Doyle, lo sa cosa diceva sempre? Che diceva? Diceva Rachele, Rachele! No, cosa diceva? Rachele, vieni che ti stanno cercando. Rachele, vieni che con un po' di burro sei buonino, buonina. A parte no. Che Rachele non ha paura di niente, però va bene. Diceva che dove non sì. C'è immaginazione, non c'è orrore. Capito? È vero. Mi sembra giusto, mi sembra lei. Giustissimo. Senta, guardi, è tardi. Io tra un po' suono, quindi... tra un po' suona, ha bisogno di me? Cosa ha detto? Che suona? Cosa ha detto? No. Ma tra un po' sì, no, lei va avanti, però io tra un po'... Tanto ma dove deve andare? Calciuto sul fuoco. Ma senti, un'ora e un quarto che stiamo tenendo la gente online, cioè è una roba vergognosa. Senta, vada avanti che è tardi. Io intanto cerco il 31 ottobre del 1926 sì. Il mago Houdini muore le mort di peritonite. Aveva 52 anni. Lui, in poche parole, usciva dai bauli chiusi, però è morto di peritonite. E due settimane prima aveva subito un colpo all'addome da uno studente di box della McGill University a Montreal. Cioè lui faceva la box. Il quale, andandolo a trovare nel suo camerino, volle mettere alla prova i leggendari muscoli addominali. Che aveva i muscoli, dandogli dei pugni, cosa che lui normalmente permetteva, sì. Ma quella volta, colto di sorpresa, non ebbe il tempo di prepararsi a ricevere colpi. È una cosa, cioè, uno va dall'altro e c'è un bambino.
Oh, C'è un c'è un bambino. Ah, bambino. no, ci sono due ragazze che non so se No, io aspetti, mangio anche quelle, cioè, se si può, se loro dicono che si venite. può. Sì, me le fa vedere che se mi piacciono, Venite. C'è comincio a mettere l'acqua sul Mercoledì fuoco. Adams. Una strega lei, vi vuole mangiare, venite. Aiuto. Ma non è che voglio, se riesco, non me ne passa una. Ciao! Loro si vede che sono un po' salatine. Io secondo me con uno spritz ci stanno proprio, Allora, sa. lei non, a lei non conviene mangiarla perché suo padre è anche macellaio e c'ha dei coltelli. Quindi è probabile che dentro qualche salsiccia. Ah, ci Lei metti i non lo so, ma cattivi. anche lei mi sembra abbastanza poco commestibile. Non me ne è ancora passato uno comunque, qui. Non le mangiamo, cosa dice? Ma vabbè, stavolta no, però tocca andare a casa con la fame qui, Anche perché poi se lei le mangia, come Sì. fa ad andare a scuola? Devono fare la giustificazione, è un casino, eh. Le giustifico io. La giustifico, c'è un problema, c'è un problema. Ho sempre mentito Anche benissimo. perché sono già morta, praticamente, cioè. Sei già morta? Ah. Ma com'è bellina! Ma guarda lì! Ma siete A lei gli ha dato una carinissime! pugnalata, a lei gli ha dato un colpo qua. Ah, Quindi non però! conviene mangiarle. No. No. Belle però, molto molto Quindi carine! le facciamo andare a prendere le caramelle, cosa Beh, ma dice? già, beh, ma scherziamo, certo che sì! Buon dolcetto, bambine belle! Bambine, sono Ciao! signorinette. Sono meravigliose, la mia è Una tutta c'ha invidia! 29 anni e una ne ha 32. Però se li porta bene. Ciao ragazze, buon Ciao Halloween. ragazze, guardate pure, fate quello che volete, andate a prendere le caramelle da mia figlia. Cioè, lei però non gliel'ha detto che le Allora, sta caramelle arrivando sono l'ambulanza, avvelenate. signora Conventi, mi nascondo. Ambulanza. Non era per noi. Non era per noi, no. Allora, senta, io ho una storiellina di due righe che dice che il Sì. fumo uccide. Vollero per forza esaudire il mio ultimo desiderio. In quel momento mi toccò iniziare a fumare. Loro fecero il resto con una tannica di benzina. Ma lei è Via! tremenda. Sì, lo Lei è so. Scusatemi. Ciao, Ica! È Sì. passata una strega. Adesso ripassa di nuovo la strega. Ah, sì, è tardissimo. Ciao Un Ica! No, figlio. perché vai, vieni, giustamente. Allora. Sì, dica, sì, guarda che è tardi, è tardi. Allora, No, ma no, no. dopo, no, Non lo deve suonare. no, Ho ma tante dopo cose voi da dire. continuate a mangiare quando io poi sparisco nelle Sì. Però, un attimino, se volete sfogliare i libri, ragazze, fatelo, eh. Allora, io adesso Rubateli! non so a chi tocca a me. Sì, no, no, tocca a me. E sempre per gli avvenimenti ero un po' distratta, mi perdoni, io con i morti Ah, così. toccava lei. Ah, sì, allora, negli avvenimenti del 30, tanto apro anche il pensierino. Allora, nel 1941, dopo 14 anni di lavoro, viene completato il monumento del Monte Rushmore, che è quello colpito Ah, sì, lo precedente. conosco. La scultura alta 20 metri è un'importante meta turistica di quella zona lì, eccetera, Ma eccetera. chi è che non ci va? Certo. Ma i nativi americani hanno detto: ah, voi Monte Rushmore, ne vogliamo uno anche noi. E allora, sempre in quella zona lì nel sud Dakota, stanno creando un'altra scultura che è il Crazy Horse Memorial, dedicato a Cavallo Pazzo. Aspetti, che mentre sono qua c'ho il pensierino. Allora, senta, Halloween è Però, un'americanata. un attimo, Invece, signora sì. Conventi, la devo interrompere un attimo. Dica, chi c'è? Ica, no, poi mando un messaggio a sua mamma. Ok? C'è mia Ah, moglie che sta facendo un casino nero, su. sta Ica, e allora lì. Allora, senta, il pensierino. Halloween è un'americanata, perché invece voi bevete solo cedrata Tassoni, in TV solo Don Matteo, e il vostro computer è un Olivetti. E via il pensierino. Bene, Quante avanti, cose che sa lei, è signora Conventi. tardi! Sì. Allora, ascolti, Dica. lei quando era giovane non li faceva gli scherzi al telefono?
Perché nel 1970 lei non era ancora nata, sicuramente, però la teleselezione telefonica è stata estesa a tutta Italia. Da quel momento che è stato possibile chiamare qualsiasi numero telefonico anteponendo il prefisso senza più passare dal centralino. Centralino? Solo che doveva stare lì un'ora, poi sbagliavi il numero, ti rispondeva un casino nero era. Però mentre lei faceva il numero, signorina mi passa tal dei tali, ciao ragazze, ciao. Sì. Che va? Mi stanno dicendo una cosa. Quello che ho ordinato? Allora, li avevi ordinati, qualcuno è arrivato. Poi mando un messaggio a tua mamma. Ah, okay, va bene? Okay. Perché devo vedere quali sono che sono arrivati. È bella questa cosa. E questa poi cosa la signora, in diretta, e poi, così. E poi la signora Conventi dice sempre che vuol mangiare, allora non le mangia però. Ma no, perché van via prima, non faccio in tempo ad alzarmi, ad accendere il forno, cioè non è che non voglio, me le porta via così. Allora, nel 2017 un campus dell'Ohio ha vietato di esporre zucche intagliate nel dormitorio. Lo studente Alex Schwartz ha ovviato al problema intagliando un ananas. Quando l'ananas ma non è facile, secondo me. Comunque, l'ananas è stato buttato fuori da una finestra dal responsabile del dormitorio, Alex ha intagliato delle mele piccine e poi, finito Halloween, se le magnate. Mi sembra la soluzione ideale. Ho un pensierino! Sì. Ad Halloween i bambini bussano a chiedere dolcetti. Così vuole la tradizione lanciata da un gruppo di dentisti. E lì è il pensiero. C'è anche la Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Patrizia. Io di fatti qua stanno bussando i bambini a prendere i dolcetti. Oh. E adesso io le dico una cosa. Sì. Dunque. Sì, ma sta tradizione di andare in giro a scroccare roba vedo che è arrivata dappertutto, Sì, sì, sì. Ma sì. Vabbè, ma in libreria si può far tutto. Beh, sì, libreria sì. Io non so se lei va mai in montagna. In montagna, se lei le piacesse di andare alla montagna, c'è Rachele, vieni Rachele, e ha paura di quello che potrebbe succedere in caso di apocalisse zombie. Beh, è una cosa che può succedere, uno va in montagna e c'è l'apocalisse zombie. Dato che le baite di montagna sembrano essere una delle ambientazioni più comuni per i film horror, c'è finalmente quello che fa per voi. Ah, sì? Un'azienda inglese, infatti, ha creato le prime baite al mondo a prova di zombie. Da non credere. Da brevettare. La baita, battezzata ZFK-1, che sta per Zombie Fortification Cabin, meno uno, non lo so, è circondata da filo spinato. Perché il zombie non ci fa, ed è dotata di botole di fuga, capito? Magazzino per le armi e anche una terrazza panoramica per avere un punto rialzato da cui poter controllare a distanza l'arrivo degli zombie. I tetti sono squadrati e circondati da filo spinato in modo da evitare che gli zombie possano arrampicarsi su di essi. La ZFK meno un è un meno un trattino meno. A me lo che, ma le sembra una che va in montagna a zombie, ma manco a funghi vado in montagna. Scusi, ma sì. Cioè ci vuole un attimo, uno dice questo non mi succede, quello non mi succede, quello non mi succede, e poi magari succede. Guarda, sulla betone, così noi di zombie. Sì. Ci sono Antonio e Loredana. Ciao, sono Antonio e Loredana. Fatto la sigla, signora Conventi. Sì, bravissimi. Li salutiamo. Comunque. Sì. Comunque. Dica. La ZFC è dotata di una serie di sistemi per la sopravvivenza nel lungo periodo. Un orto dove coltivare verdure, perché ovviamente se lei è circondata da zombie, va e coltiva l'orto. A noi, allora pigliare l'insalata. Sì. E anche comodità come un salotto dotato di Dolby Surround. Probabilmente la ZFC non ha registrato molte vendite. Perché costa 100.000 euro, signora Conventi, non è che le regalano, più per rendere l'assemblaggio, ha garantito visibilità all'azienda che l'ha ideata
e produce anche baite normali. Quindi, fa anche le baite normali, ma guardi! Signora Rosalba, ascolti. Ciao. Io glielo chiedo. Lasci stare mia mamma. Prenda la macchinetta arancione a suo figlio. Glielo chiedo, abbiamo anche sangue emiliano in comune. Lasci stare mia mamma. No. Senta. Guardi chi c'è, signora Conventi, venga. Sì, ho un pensiero. Ciao! Lei è quella che fa la sigla e c'è anche il marito. Perché poverina non parla l'italiano. No. Non parla l'italiano, parla solo il sardo nuragico. Ma non è vero. Ascolti. Non fate più favore che non merita niente. Guarda la finezza, ha il Green Pass in testa. Cioè, sono il Grinch Pass. Grinch Pass. Di questi tempi. E Antonio dove? Sono due mostri in una volta. Un mix. Abbiamo qualcun altro da salutare? Ci facciamo mettere tutti belli lì? Sì. In una bella cartolina. Antonio. Lei, signora Conventi, deve rimanere lì finché non finisce la gente. Tra un po' scappa la pipì, non posso stare qui. Lei la faccia lì sotto col vasino. Il pannolone, eccetera, eccetera. La fa lì dentro. Senta, e comunque, signora Rosalba, questa cosa è sfidente. Antonio. Sì, ma almeno li diamo via sti dolcetti, se li tiene per c'è anche lei, l'autore che... della sigla qua. Dov'è l'autore della sigla? Autore! Vieni. Lui è l'autore della sigla. Ciao. Anche lui non parla italiano, parla solo sardo. Ah, parla solo sardo antico. Tutti stranieri proprio. Mica tutti c'è il mio inglese. Comunque lui fa la sigla. Tra un po' mi suona. Senta, era un divano in vera pelle, la pelle di mia moglie. Da viva era una persona piuttosto vuota. Provai a riempirla di attenzioni, ma alla fine mi bastò la gomma piuma. Bene. Allora, Rachele Scavi, vieni Rachele in braccio a me. Vuoi venire? Ciao Rachele mia. Ciao. No, la mangiamo. È l'irreparabile. Sta per succedere quello che deve succedere. Sta per succedere la cosa più tremenda che potrebbe succedere. Lo so. Mi stanno parlando. Allora, ascolti, signora Conventi. Sì. A chi tocca? Perché io sono qui che dirigo le cose in libreria, capito? No, senta, toccherebbe a me. Allora glielo dico in velocità. È suonato, non glielo posso dire. Mi tocca andare. Cos'è suonato? Cos'è suonato? È suonato il timer. Alessio, vieni. È suonato il timer. Buonasera. Vabbè, ciao a tutti. Ciao.